questa conversazione dal titolo L'uomo e la montagna, che ho deciso di registrare in questi giorni di quarantena obbligatoria, non è altro che la riproposizione registrata di alcune conversazioni che ho avuto occasione di tenere nel recente passato ed è finalizzata a ripercorrere il percorso che ha portato l'uomo a frequentare le terre alte per piacere e per diletto, a trasformare lo spazio naturale della montagna in un luogo di ricreazione, in un luogo di svago, in un luogo di sport. Pensiamo per un attimo a come passavano il loro tempo libero i nostri progenitori antichi romani. Beh, dalle letteratura arrivata fino a noi si vede molto chiaramente come la pratica del tempo libero di un antico romano sarebbe stata quella di ritirarsi nella sua tenuta. Ovviamente stiamo parlando degli antichi romani ricchi, degli ottimati, di ritirarsi, dicevo, nella sua tenuta e praticare l'ozium, che era la modalità con la quale si allontanavano dalle città per cercare il relax e la natura gli antichi romani. Magari questo avveniva in una qualche località di mare, per esempio Ercolano Pompei, che tutti abbiamo avuto occasione di visitare. Ma andavano in spiaggia? Tendenzialmente no, ancorché nella tarda romanità, come dimostrano alcune immagini, fosse certamente praticata il nuoto. A proposito di romanità, vediamo in questa immagine il bellissimo mosaico della Villa Armerina del Casale con le giovani fanciulle in due pezzi, pronte molto probabilmente per giocare al mare fra di loro. Le montagne sono i luoghi dove sono nate le grandi religioni. Se pensiamo un attimo ai nostri ricordi scolastici, gli dei dell'antichità greco-romana risiedevano sull'Olimpo, ma lo stesso Mosè ha ricevuto le tavole della legge, le tavole dei 12 comandamenti sul Monte Sinai. Anche nel Nuovo Testamento, uno dei discorsi più poetici e importanti tenuto da Gesù è il discorso della montagna. Maometto ha incontrato Allah sul monte Ira, e se vogliamo uscire per un attimo dalla religione del Mediterraneo e andare in Giappone, il vulcano Fujiyama è il monte sacro allo shintoismo. Nelle immagini che seguono vediamo alcune di queste montagne sacre. La prima è l'Olimpo, la seconda è il Monte Sinai, la terza è il Monte Ira e la quarta è il vulcano Fujiyama in Giappone. E quindi perché si andava in montagna nel passato, nella storia? Beh, gli uomini del passato lo facevano per ragioni precise, caccia, viaggi, oppure per avvicinarsi, come abbiamo visto prima, al mondo del sacro, alle divinità, alle forze emanate dalla natura. Noi invece ci andiamo spinti da impulsi romantici per divertimento e per sport. Un conto quindi è attraversare le montagne per necessità, salire con difficoltà un valico per andare da un luogo all'altro. Altra cosa è invece salire sulle cime, che è quello che facciamo noi oggi. E chi viveva in montagna? Proprio in quanto deserti, ovvero luoghi in cui era difficile vivere, c'erano minori risorse naturali, è stato storicamente il luogo dove hanno trovato rifugio le minoranze culturali, le minoranze linguistiche, le minoranze religiose. Gli ostacoli naturali, ovviamente la povertà delle risorse, come
dicevamo prima, proteggevano queste comunità dagli appetiti di chi abitava le pianure. Le montagne erano quindi come dei deserti, luoghi del nulla naturale, luoghi dove si eventualmente poteva trovare la malignità che si annida nel nulla naturale, un mondo popolato da maghi, stregoni, gnomi, folletti, draghi, come spesso viene riportato dalle iconografie del tempo. Fino al Settecento, l'unico interesse per le Alpi è stato quello di un attraversamento veloce e sicuro. Ai Romani, per esempio, l'unica cosa che interessava era quella di avere un rapido accesso ai territori che stavano al di qua e al di là delle Alpi, e questo ovviamente per poter ricevere le materie prime che venivano da questi territori, quindi ricevere l'ambra del Baltico, piuttosto che lo stagno dalla Cornovaglia, oppure il legname dall'Arezia. A loro interessava semplicemente poter disporre di un passaggio sicuro e veloce, perché le Alpi venivano considerate un territorio repellente, insicuro, da lasciare a chi le abitava. Plinio il Vecchio, devo dire anche con una certa approssimazione, tentò di misurare le Alpi. Scrive infatti Plinio il Vecchio che oltrepassavano i 100.000 passi laddove separano la Germania, mentre altrove non raggiungono i 70.000 passi. E vennero viste come una muraglia innalzata dalla natura per proteggere l'Italia. Sempre Plinio il Vecchio descrive delle pratiche in un qualche modo anticipatrici delle attività alpinistiche quando parla dei cercatori di cristalli che si arrampicavano in luoghi inaccessibili sostenuti da corde. In queste due immagini vediamo due esempi di grandi opere romane in area alpina: il ponte acquedotto romano di Pont d'Ael in Valle d'Aosta, sulla strada che da Imaville conduce a Cogne, oppure un pezzo di strada romana nella zona di Saint-Vincent-Châtillon. I Romani, per attraversare le Alpi, avevano realizzato un proprio sistema infrastrutturale, fatto ovviamente di strade, acquedotti e ostelli, rifugi, cosiddette stazioni, dove i viandanti potevano cambiare i cavalli e ovviamente riposarsi. Questo sistema infrastrutturale, al termine della vita dell'Impero Romano, è rimasto in essere, anche se le condizioni di manutenzione, non essendovi più un'autorità unica che se ne preoccupasse, non erano le stesse, perché quello stesso sistema infrastrutturale è stato utilizzato per secoli dai viandanti e dai pellegrini che volevano giungere a Roma. Ricordiamole con alcune immagini queste importanti opere della viabilità alpina al servizio dei pellegrini e dei mercanti. La prima immagine è un'immagine dell'ospizio del Gran San Bernardo, la seconda è un'immagine dell'ospizio del piccolo San Bernardo e la terza ed ultima è un'immagine dell'ospizio del Sempione. Ovviamente queste sono le costruzioni moderne, ottocentesche, ma tenete conto che queste costruzioni sono esistite per molti secoli su questi passi. Facciamo adesso un balzo temporale, perché in realtà durante tutti i secoli che vanno dalla caduta dell'Impero Romano fino al Settecento poco e nulla cambia nel rapporto fra l'uomo e la montagna. All'inizio del Settecento invece le Alpi cominciano a essere un po' più frequentate dall'uomo, perlomeno alle altezze medie, perché
era il luogo dove si potevano trovare molte piante sconosciute e sono i botanici che all'inizio del Settecento cominciano a frequentarla alla ricerca di nuovi preparati, di nuove materie per i loro preparati. La data che però segna la svolta nel rapporto fra l'uomo e la montagna è universalmente considerata la data della prima salita del Monte Bianco, 8 agosto 1786. Vediamo come è avvenuta questa svolta. A Ginevra viveva Horace Benedict de Saussure, geologo, in realtà nell'epoca era laureato anche in diritto, era ossessionato dalle Alpi. Per questo dalla ricca Ginevra si era spostato molte volte a Chamonix, dove poteva ammirare il Monte Bianco innevato, colpito dal sole, scintillante sotto il sole. E anche se non aveva una misura scientifica dell'altezza della montagna, aveva intuito che quella dovesse essere la montagna più alta delle Alpi. E allora cominciò a offrire una ricompensa, una generosa ricompensa, a chi avesse salito per primo il Monte Bianco. E gli abitanti di Chamonix, i montanari di Chamonix cominciarono naturalmente a pensarci su. A quell'epoca, tanto per fare un esempio, non si sapeva nulla dei movimenti dei ghiacciai, non si sapeva nulla della nascita delle morene, e la nascita delle morene veniva ancora attribuita al diluvio universale. I due primi salitori del Monte Bianco furono Packard e Balmat, due personaggi molto diverse fra di loro. Packard era un medico locale e, come tutti i medici, in un qualche modo era uno scienziato ed era fortemente affascinato dalla figura del De Saussure. Balmat, invece, era un montanaro, cacciatore e cercatore di cristalli. Insieme a 18 portatori, insisto sulla data, 8 agosto 1786, riuscirono finalmente a salire il Monte Bianco dopo diversi tentativi andati a vuoto. E lo salirono anche con ovviamente motivazioni scientifiche. Ricordiamoci che Horace Benedict de Saussure era un enciclopedista. Si tirarono dietro, voi immaginate questi 18 portatori, tutti gli strumenti scientifici dell'epoca, quindi barometro, termometro, compasso, telescopio, addirittura cartine colorate per vedere se il colore del cielo, se l'azzurro del cielo alle alte quote era un azzurro uguale o diverso da quello che si poteva ammirare dalle pianure, il bollitore per verificare se la temperatura dell'acqua, la temperatura di ebollizione dell'acqua alle alte quote fosse uguale o diversa da quella delle pianure, e così via. Beh, in una stagione come la nostra di Quattro Rose è obbligatorio anche ricordare la prima ascensione femminile del Monte Bianco. È avvenuta nel 1800 9, a cura di una valligiana locale di nome Marie Paradis, una donna che presto per questa sua grande impresa divenne una star locale aprendo una sala da tè. Quelli che non salivano le montagne erano naturalmente attratti dai ghiacciai, come si erano formati, come si muovevano, a quale velocità si muovevano, come erano nate le morene, che rapporto avevano le morene con le rocce erratiche. Al di là delle risposte
errate che venivano date a queste domande, si comprende appunto da queste domande il grande fervore che vi era per la geologia. E perché tanto fervore per la geologia? In questo momento della storia della scienza, la geologia rappresentava il fronte avanzato del sapere ed era l'unica che metteva in dubbio il racconto della Genesi. Tutti questi scienziati che studiavano i ghiacciai scrivevano, i loro libri erano letti dalle élite dell'epoca, in quanto i loro studi erano anche libri di viaggi in cui venivano magnificati i luoghi visitati nelle Alpi. Gessner, Haller, Rousseau, Goethe, Wordsworth, Turner erano stati in modo diversi ispirati come romantici dalle vedute alpine e la rappresentazione delle vedute influenzò a sua volta le generazioni dell'epoca. Castelli in rovina, ghiacciai serpeggianti, cristalli di luna eccitarono le fantasie dei cittadini. La gente comune, al seguito dei romantici, cominciò a frequentare le Alpi. A chi volesse approfondire il tema della rappresentazione della montagna nell'arte, suggerisco caldamente l'acquisizione del catalogo della mostra che si è tenuta nel 2003 al MART di Rovereto, intitolata Montagna, Arte, Scienza e Mito, da Dürer a Werhol, da cui ho tratto anche le due immagini seguenti. Nel 1823 a Chamonix viene istituita la prima compagnia delle guide. Cosa serviva, per esempio, per andare al Monte Bianco a quell'epoca? Per andare in cima al Monte Bianco a quell'epoca? Beh, 10 guide, 10 portatori, coperte, lenzuoli, vestiti, tessuti, un paio di scarpe di ricambio, candele, paglia, pentole per la neve ed errate. Andavano con 8 tagli di carne, 12 polli, salsicce, 8 pagnotte, formaggio, limoni, uva passa, prugne, zucchero, 42 bottiglie di vino, brandy, sciroppo di lamponi, eccetera. E prima di salire a Monte Bianco si faceva testamento a Chamonix. A quell'epoca, stiamo parlando della prima metà dell'Ottocento, l'Inghilterra era la vera superpotenza dell'epoca. Le città erano luoghi degradati dall'industrializzazione selvaggia. Non a caso il termine smog, nato come contrazione di smoke and fog, nasce in questo periodo a causa dell'inquinamento derivante dal carbonio. Al tempo stesso nascono però le ferrovie. L'ideale di luoghi puliti e selvaggi, le buone condizioni economiche della nobiltà e della ricca borghesia in ascesa consentono e invogliano a passare tutto il tempo che si può in ambienti salubri. Ricordiamoci che l'Ottocento è il secolo della tisi. Inoltre, i ridotti tempi di trasporto, a noi farebbe sorridere oggi, ma ridotti rispetto all'epoca, dovete pensare che con la disponibilità delle ferrovie di quel periodo ci volevano circa 2 giorni per un inglese raggiungere le Alpi svizzere. Gli inglesi divengono quelli che, pur non avendo una tradizione di grandi montagne nel loro paese, si appassionano maggiormente alle salite sulle Alpi occidentali, perché sono quelle più facilmente raggiungibili dall'Inghilterra. E poi anche perché, in particolare in quel periodo, le cime che venivano salite erano cime che venivano salite sostanzialmente camminando. Mancavano ancora, le attrezzature che si sono poi sviluppate successivamente, per non parlare delle attrezzature moderne. I passaggi in roccia erano ridotti in difficoltà e lunghezza, e le attrezzature erano
estremamente rudimentali, perché non esistevano ramponi, salivano le montagne con lunghi bastoni e scale per superare crepacci e seracchi, e le scarpe avevano i chiodi sotto per non consumare il cuoio. Di fatto, pur essendo cominciato questo nuovo rapporto fra l'uomo e la montagna, l'arrampicata non era ancora nata. Nel 1857 nasce il primo club alpino. Sono ovviamente gli inglesi a tenerlo a battesimo. Lo scopo? Promuovere lo spirito cooperativo fra gli alpinisti, le scalate e l'esplorazione delle montagne attraverso letteratura, scienza ed arte. I soci inizialmente dovevano essere persone che erano riuscite a salire montagne dell'altezza pari ad almeno 13.000 piedi, cioè circa 4.000 metri. Il Club Alpino Italiano nasce 6 anni dopo, nel 1863, ad opera di Quintino Sella. Ve lo ricordate? Quello passato alla storia per la tassa sul macinato. Le Alpi orientali? Beh, le Alpi orientali sono più difficili da salire, sono più rocciose, non hanno nevaie e ghiacciai, e quindi bisogna arrampicare, non è sufficiente camminare come avveniva nelle Alpi occidentali. Qui l'alpinismo e le attività turistiche si sviluppano quasi con un secolo di ritardo rispetto alle Alpi occidentali. C'è una cosa però molto curiosa da ricordare, che a partire dal Settecento avviene una grande trasformazione di natura toponomastica. Eugène Diodat de Dolomier era un enciclopedista francese, un nobile avviato alla carriera militare, ma estremamente appassionato di chimica e geologia. Nei suoi anni giovanili, stiamo parlando ovviamente dell'epoca a cavallo fra 700 e 800, viaggiò tantissimo e scoprì una roccia che non reagiva agli acidi. In realtà si trattava di un carbonato doppio di calcio legato col magnesio. Prese questa roccia e la mandò al figlio di Horace Benedict de Saussure, anch'egli scienziato, con tutti i riferimenti scientifici disponibili all'epoca, e propose a de Saussure di chiamare questa roccia Saussurite. Il de Saussure, pur molto onorato, rispose che era lui lo scopritore, Dolomier, e che quindi questa roccia avrebbe dovuto chiamarsi Dolomite. Tutto questo carteggio in realtà è rimasto fra questi due scienziati. Come si chiamavano le Alpi calcaree che oggi noi identifichiamo come le Alpi del Trentino Alto Adige? A seconda della regione di appartenenza si chiamavano Tridentine Alpes, Venezianer Alp, Montagne Calcari della provincia del Tirolo. E quand'è che hanno cominciato a chiamarsi Dolomiti? In realtà tutto questo è avvenuto per due, chiamiamoli così, precursori delle Lonely Planet dell'epoca. Vi ricordate, vi ho detto di questa passione per le Alpi che nasceva prevalentemente nel mondo anglosassone. Bene, due antesignani delle Lonely Planet, Winston e Churchill, in un loro libro del 1864,
ovviamente pubblicato a Londra, per la prima volta nel descrivere le loro scorribande nelle vallate alpine, oggi diremmo del Veneto, del Trentino e dell'Alto Adige, utilizzarono il titolo The Dolomite Mountains, e da quel momento sempre più quella definizione prese piede fino ad oggi, che le Dolomiti sono considerate patrimonio UNESCO dell'umanità. Una immagine del nostro Diodate Dolomie. Nella immagine, la copertina del famoso libro The Dolomite Mountains di Gilbert and Churchill. Vi faccio notare il simpatico sottotitolo dove è scritto dove il maleducato montanaro carinziano sbatte la porta in faccia allo straniero senza una casa. E come si arrampicava all'epoca? Beh, si utilizzavano allora, come in realtà oggi, al meglio mani e piedi, solo che non c'erano chiodi di assicurazione e le corde erano delle corde di canapa legate rozzamente in vita. I membri della cordate sì e no si assicuravano fra di loro. E ovviamente non si doveva mai cadere, in quanto in queste condizioni era già difficile assicurare la caduta del secondo di cordata da parte del primo, figuriamoci il contrario. Le corde di canapa inoltre sono estremamente rigide e quindi in caso di caduta, legate rozzamente in vita, avrebbero certamente determinato delle gravi lesioni agli organi interni della persona che cadeva. A partire da questa immagine e nelle successive, alcuni aspetti di come si arrampicava all'epoca. Nella prima un rampino, nella seconda una foto delle guide e nelle successive immagini anche fotografiche di come si arrampicava alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Nonostante queste tecniche e attrezzature molto primitive, nella seconda metà dell'Ottocento vengono comunque salite tutte le principali cime delle Dolomiti. Adesso ne cito alcune a titolo di esempio: la Marmolada, il Sassolungo, il Pelmo. L'obiettivo era essere i primi a mettere i piedi su una cima. Nelle Dolomiti, a differenza che nelle Alpi occidentali, l'attività degli inglesi avviene solo all'inizio. Successivamente sono soprattutto i nobili austriaci e in alcuni casi gli italiani, in particolare i valigiani locali, i primi che mettono i piedi sulle principali cime delle Dolomiti. All'inizio del Novecento si comincia a considerare la via di salita, ovvero la parete, e poi nell'ambito della parete la linea che viene seguita. È a partire dagli anni 30 che la bellezza della linea di salita comincia a caratterizzare sempre più le attività degli alpinisti. È anche all'inizio del Novecento che fra le tecniche alpinistiche viene introdotta la cosiddetta discesa in corda doppia,
ovvero quella tecnica in base alla quale, fissando la corda in alto, si possono discendere agevolmente pareti difficilmente arrampicabili in discesa. Fra le due guerre assistiamo anche alla massima manifestazione del nazionalismo nella pratica dell'alpinismo. L'alpinismo, che è una pratica individuale che abitualmente rifugge le manifestazioni più immediatamente evidenti della competizione, vede invece nascere una competizione fra nazioni. In questo periodo vengono fatte risalire anche le prime esplorazioni nazionali sulle montagne dell'Himalaya e del Karakorum. Ricordo, a titolo di esempio di questa tendenza, le spedizioni del Duca degli Abruzzi al K2, e fu proprio questa esperienza esplorativa del Duca degli Abruzzi che aprì la strada alla successiva prima salita della montagna da parte di Compagnoni e Lacedelli nel 1954. Oppure la spedizione tedesca al Nanga Parbat, dove il famoso alpinista Harrer, il primo salitore della parete dell'Eiger, sorpreso dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rifugiò in Tibet e scrisse il libro, diventato poi famoso, diventato anche film, Sette anni in Tibet. La storica foto di Compagnoni e Lacedelli in vetta al K2. Una immagine di Heinrich Harrer. Beh, in questo clima era ovvio che, oggi diremmo le parole chiave, fossero eroismo, romanticismo, sacrificio, purezza, eccetera. Tant'è che nelle tessere del Club Alpino Italiano era stampata una frase presa da un brano di Guido Rey, nipote di Quintino Sella, fondatore del CAI, che vi leggo testualmente. Io credetti e credo alla lotta con l'Alpe, utile come il lavoro, nobile come un'arte, bella come una fede. Beh, come vedete, oggi non più allineata con la nostra sensibilità, tant'è che lo stesso Club Alpino, per i soci attuali, ha cambiato la frase inserita nella tessera. Vi leggo quella attuale, ovviamente più in linea con la nostra sensibilità. La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti. Per coloro che desiderano il riposo nella quiete, come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte. Una immagine di Guido Rey, morto nel 1935 in cima a una vetta. Le scalate con mezzi artificiali, che sono cominciate nella metà degli anni 30, ovviamente del 1900, sono continuate come metodo principale di scalata fino al 1970 circa. È a partire dal 68 che i giovani alpinisti di quell'epoca, ne ricordo due a titolo di esempio, i fratelli Messner e Claudio Barbier, riconnettendosi allo spirito dei primi salitori, ricominciano ad arrampicare, diciamo, tra virgolette, in libera, ovvero salendo le pareti utilizzando solo quanto la natura metteva a loro disposizione in termini di appigli, senza uso di chiodi e di staffe per la progressione. È
in questo periodo anche che si afferma una nuova etica della scalata. Per reazione ai decenni precedenti in cui la montagna era stata perforata in ogni dove dai chiodi, utilizzando le fessure naturali laddove disponibili, ma anche semplicemente perforandolo attraverso chiodi a pressione, questa nuova etica invece prevede di non, mettiamolo fra virgolette, ferire la montagna, lasciandola esattamente a quelli che saliranno dopo nelle stesse condizioni in cui l'hanno trovati i primi salitori, e quindi per assicurare le cordate non si usano più chiodi, ma dal mondo anglosassone si importano degli strumenti di protezione rimovibili, come per esempio questi, i cosiddetti dadi o nuts, oppure ancora si importano altri oggetti di protezione che, come gli altri, come i precedenti, si infilano nelle fessure e possono essere quindi tolti dal capocordata, come questi. Ovviamente ci sono di tante dimensioni, no? Come vedete, più grandi, più piccoli, fino a quelli ancora più piccoli, e poi adesso qui sarebbe inutile mostrarvi anche quelli piccolissimi, denominati friends. Mi fermo qui per quanto riguarda la storia del rapporto anche sportivo fra uomo e montagna, non volendo presentare una vera e propria trattazione della storia dell'alpinismo, ma solo tratteggiare le principali linee evolutive di questo rapporto fra uomo e montagna. Per completare il quadro sarebbe stato certamente molto interessante anche affrontare il tema dell'effetto dei cambiamenti climatici sulla storia delle Alpi e sulle attività economiche e sportive che vi si svolgono, il loro effetto sulle popolazioni che sono radicate nel mondo alpino. Vedere per esempio l'effetto dei cambiamenti climatici sul mondo dello sci. Questa tematica sarà poi oggetto di un'altra conversazione che ho in preparazione già da qualche mese e che spero di finalizzare in questi giorni di clausura forzata da quarantena per virus. Quello sviluppato, ci tengo nuovamente a precisarlo, non è una trattazione scientifica, non essendo io uno storico, è semplicemente una conversazione, o se volete chiamarla in maniera ancora più semplice, una chiacchierata fra amici, frutto di buone letture e di qualche riflessione personale mirata a selezionare gli snodi principali di questa storia millenaria. Se sarete arrivati fin qui ad ascoltare queste mie ultime parole, vi ringrazio per la pazienza e per la vostra attenzione.